Varata stamattina la squadra di governo della città di Sassari, in giunta 4 donne e 5 uomini nella direzione del rinnovamento. 9 assessori, 4 donne e 5 uomini e la giunta di Nicola Sanna, che già da oggi è operativa a Palazzo Ducale. A ricoprire i ruoli di assessori sono Gianni Carbini, che ricoprirà l'incarico di vice sindaco e avrà le deleghe alle politiche ambientali, verde pubblico, agro e decoro urbano. Luca Taras ha le deleghe alla politica per la mobilità urbana e rurale, polizia municipale e protezione civile. E Monica Spanedda ricoprirà la delega alle politiche per lo sviluppo locale, programmazione, cultura e turismo, affari generali e legali. Alessio Marras ha la delega alle politiche per la pianificazione territoriale, attività produttive ed edilizia privata. Maria Grazia Manca ha la delega alle politiche sociali, pari opportunità e partecipazione democratica. Ottavio Sanna, invece, avrà la delega alle politiche abitative, lavori pubblici e manutenzioni. Amalia Cherchi ha le politiche finanziarie, bilancio e tributi, patrimonio e contratti. Maria Francesca Fantato ha l'assessorato alle politiche educative, giovanili e sport. Infine, Luigi Polano ha l'assessorato alle politiche per l'innovazione, servizi informativi, personale e punto città. Naturalmente, i migliori auguri, l'in bocca al lupo per un buon lavoro alla nuova giunta del Comune di Sassari. I carabinieri del Comando Provinciale di Sassari ieri mattina hanno arrestato a Sorso un 45enne del posto per danneggiamento aggravato, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è presentato in comune pretendendo chiarimenti su un posto di lavoro da lui richiesto. Gli impiegati hanno cercato prima di riportarlo alla ragione, trattenendolo, ma senza successo. Infatti l'uomo è entrato anche nell'ufficio del sindaco, mettendo a suo quadro arredi e computer e colpendo un'impiegata. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato, non senza reazioni, l'uomo che già in passato si era reso protagonista di intemperanze eclatanti nella biblioteca comunale. A diverse migliaia di euro corrispondono i danni provocati nella casa comunale dall'uomo, il cui arresto è stato convalidato nella mattinata di ieri dal Tribunale di Sassari. L'arrestato è attualmente recluso presso il carcere di Bancali. Sarà inaugurato lunedì mattina nell'area dell'ex petrolchimico di Porto Torres destinata ai progetti per la chimica verde il primo impianto per la produzione di biomonomeri realizzato da Matrica, la società nata dalla joint venture Traversalis e Novamont. Tra le notizie trapelate anche quella che alla cerimonia possa intervenire il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Ci saranno anche Daniele Ferrari e Katia Bastioli, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Matrica. Per completare il primo impianto che fa parte del progetto innovativo del dopo petrolchimico, Matrica ha investito circa 180 milioni di euro e le difficoltà non sono certo mancate, tanto che i tempi si sono dilatati rispetto alle previsioni iniziali. Nei giorni scorsi, annunciando l'iniziativa, il presidente di Matrica e AD di Versalis, Daniele Ferrari, aveva parlato di 22 mesi spesi per ottenere i risultati e di 2 mesi per le ispezioni. L'unità che verrà inaugurata lunedì è la prima delle tre previste dal piano di riconversione, produrrà monomeri intermedi per la sintesi di bioplastiche, in particolare del Mater B di terza generazione brevettato da Novamont. I dati tecnici illustrati nel corso delle varie presentazioni evidenziano che quello di Porto Torres è il primo impianto al mondo che impiega la tecnologia di scissione ossidativa a basso impatto ambientale. L'impianto ha una capacità produttiva di circa 32.000 tonnellate l'anno. Gli altri due impianti dovrebbero entrare in funzione a Porto Torres entro l'anno. Produrranno additivi per polimeri ed esterificazione. Una volta che il ciclo sarà completo, le tre unità di Matrica produrranno nella zona industriale acido azelaico una miscela meno pregiata di acido palmitico e stearico, acido perlagonico ed esterici 5 e C9 con relative glicerine. Quello di lunedì è un primo passo in un percorso che finora è andato avanti tra alti e bassi, nella speranza di creare davvero a Porto Torres quel polo mondiale della chimica verde che dovrebbe consentire di superare la gravissima crisi accentuata dalla fine del ciclo della chimica pesante. Ieri
Ieri, nei locali del Rettorato, il Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, Attilio Mastino, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Alessandro Cattani, e il rappresentante dei sindacati universitari, Ciriaco Carru, hanno firmato un accordo sulle modalità di erogazione degli emolumenti dovuti al personale docente e ricercatore universitario in applicazione delle deliberazioni 375 e 376 adottate dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari lo scorso 19 maggio. Con questo atto l'azienda ospedaliera universitaria si impegna a liquidare gli emolumenti arretrati dovuti al personale universitario docente e ricercatore, così come indicato nelle due delibere dell'azienda ospedaliera citate, in tre quote uguali a decorrere dal prossimo luglio. Erano presenti anche il direttore generale dell'Università di Sassari, Guido Croci, il prorettore alla sanità, Maristella Mura, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, Mario Manca, il responsabile dell'area medicina universitaria, Antonello Dettori, e il dirigente del servizio risorse umane dell'azienda ospedaliera di Sassari, Salvatore Cossu. Un patto territoriale per superare il cagliaricentrismo della regione e far confluire sul nord-ovest Sardegna finanziamenti e progetti operativi. È la proposta che il sindaco di Sennori e presidente del gruppo Centro Democratico Sardegna in Consiglio regionale Roberto Desini ha rivolto a tutti i sindaci della provincia di Sassari e agli altri 14 consiglieri regionali eletti nel sassarese. Desini ha proposto ai colleghi della massima assemblea sarda e ai primi cittadini del territorio di siglare una sorta di patto che impegna amministratori e politici a incontri periodici e riunioni operative per discutere dei problemi del nord-ovest Sardegna, trovare e proporre soluzioni concrete e progetti per il futuro. L'iniziativa ha subito raccolto il parere favorevole dei consiglieri regionali e di molti sindaci che si sono detti pronti ad aderire al programma. La condivisione di questa mia iniziativa da parte dei colleghi in consiglio regionale e dei sindaci è per me motivo di grande soddisfazione, commenta Roberto Desini. Con il contributo di tutti si spera di poter avviare un nuovo modo di fare politica e di cancellare definitivamente il cagliaricentrismo che da sempre ha caratterizzato le azioni dei governi regionali sardi. In quest'ottica sarà determinante l'apporto dei tanti consiglieri regionali che, essendo alla loro prima esperienza in consiglio, potranno portare all'interno dell'assemblea nuove idee e una nuova visione della politica, continua Desini. Sono convinto che la stretta collaborazione fra sindaci e consiglieri regionali del sassarese debba e possa ottenere risultati importanti per tutto il nord-ovest Sardegna. Analizzando insieme le diverse problematiche del territorio, si potrà trovare più agevolmente le soluzioni adatte e presentare con maggior forza le proposte all'attenzione della Giunta e del Consiglio regionale. In seguito alla comunicazione dell'ASL di Sassari, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con la quale si evidenzia la non conformità del parametro cloriti, è stata firmata un'ordinanza di limitazione dell'utilizzo dell'acqua, con cui si dispone a Porto Torres il divieto di utilizzo alimentare dell'acqua erogata quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. L'acqua può essere utilizzata per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale. Attraverso il provvedimento si ordina all'ente gestore Abanoa di effettuare tutti i controlli interni previsti, comunicando al sindaco e all'ASL di Sassari, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, le cause di non conformità e i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti, i tempi previsti per il rientro nei limiti del parametro non conforme e gli esiti favorevoli dei controlli esterni. Ancora insieme con un altro appuntamento per Telegin Radio. Prima di cominciare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece volete mandarci una mail. Vi ricordo anche che siamo presenti sul web, basta cliccare su www.telegin.tv. All'interno del nostro sito potete trovare ogni giorno i notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo un comunicato che arriva dal Comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale.
I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Sassari hanno sequestrato un complesso turistico alberghiero. La presenza del Comando Carabinieri TPC, quindi Comando Tutela Patrimonio Culturale, da oltre 40 anni impegnato nella salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico della Nazione, ha segnato un ulteriore brillante risultato investigativo. Ieri mattina il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Sassari, coadiuvato dal 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia e dal personale della locale stazione Carabinieri, ha sottoposto a sequestro preventivo un villaggio turistico alberghiero costituito da 51 villette bungalow edificate sui rilievi collinari prospicienti il Golfo della Sinara, in località Ovile del Mercante del comune di Stintino, in provincia di Sassari. Il complesso immobiliare si estende su una superficie di circa 20.000 metri quadri, a poco più di 500 metri dal mare, in un'area dichiarata di notevole interesse pubblico per i cospicui caratteri di bellezza naturale che la contraddistinguono. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Sassari, il dottor Antonio Pietro Spanu, è scaturito da una complessa attività investigativa avviata nel 2012 che si inquadra nell'ambito dell'attività di tutela svolta dai carabinieri del TPC anche mediante mirati monitoraggi aerei dei siti paesaggistici presenti nel territorio regionale. In questo contesto è stato individuato un cantiere edile in corso d'opera nel quale, a seguito di mirati accertamenti documentali, sono state riscontrate gravi irregolarità penali in materia urbanistico, edilizia e paesaggistica. Le indagini coordinate dal dottor Giovanni Porcheddu della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari hanno consentito di formulare l'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva, concretizzatasi mediante la vendita di porzioni immobiliari della struttura alberghiera con variazione della destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale, in spregio degli strumenti urbanistici adottati dal Comune. Sei sono le persone indagate, ritenute responsabili a vario titolo, di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed esecuzione di opere edili in assenza di autorizzazione paesaggistica. L'immobile sequestrato ha un valore patrimoniale di circa 6 milioni di euro. Questo era il comunicato del Comando dei Carabinieri per la tutela patrimonio culturale. Io come sempre mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi e naturalmente rinnovo l'appuntamento alla prossima. Ciao e grazie. Prata mora.
Il Club Progetto Sport organizza la quinta prova finale di campionato regionale di mountain bike dedicata a Massimo Melis, il 15 giugno in località Abba Currente a Platamona. Per informazioni e iscrizioni 349 0033 919. Le iscrizioni scadono il 13 giugno. Il commissariato della Polizia di Stato di Porto Cervo informa che fino al 14 giugno si potrebbero verificare gravi disagi per l'utenza per i servizi resi dal personale del commissariato di Porto Cervo. In questi giorni verrà attuato infatti il trasferimento degli uffici dall'attuale sede di Via della Gomena alla nuova struttura sita in Lungomare Andrea Doria. Sul sito web del Comune di Sassari sono stati pubblicati gli avvisi per l'iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l'anno 2014-2015. Gli interessati potranno presentare domanda entro il 18 giugno 2014. Per informazioni chiamare i seguenti numeri: per la mensa 079 28 318 oppure 079 28 334. Per il trasporto 079 28 333. In via Budibudi 40 presso la Città del Fiore, dalle ore 9, un'estemporanea di pittura per professionisti, esordienti e bambini. La mostra rimarrà aperta fino al 15 giugno. Per informazioni 349 28 25 392. Sul sito web del Comune di Sassari è pubblicata la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi integrativi regionali per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2013. Gli interessati dovranno presentare all'ufficio contributi il modulo allegando le ricevute di pagamento del canone di locazione 2013 convalidate con apposita marca da bollo. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu, oggi sulla nostra emittente alle 20.30, ospite la poetessa Carmela Arghittu. TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda, dalle ore 13 alle ore 15.30, dalle ore 18.30 alle ore 20.45, dalle ore 22 alle ore 23.30.